A Wall Street è iniziata la stagione delle trimestrali. Cosa fare in borsa? Comprare o vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Beh, allora mi rimetto in sesto con me stesso. Carta rossa, FTSE MIB. Io ritengo che abbiamo raggiunto la difficoltà, ecco, anche guardavo un po' la quotazione attuale, di rompere con decisione i 26.000 punti, come dire, sia un po'... Mi sarei giocato una candela che, ripeto, forse un'ora e mezza fa era un po' diversa da questa, aveva un altro colore, aveva una spike più pronunciata, un'ombra più pronunciata al rialzo. Mi sarei giocato questo pullback e quindi questa carta short di FTSE MIB, giocando un po' molto stretto, quindi l'ingresso sotto il minimo della candela di ieri, c'eravamo andati, non siamo riusciti a confermarlo, per un livello che, insomma, riprendendo quanto abbiamo visto, quindi insomma dalla carta che ci siamo giocati, eccolo qua, grazie, quindi un ingresso a 25.750, che è il minimo della candela di ieri, stop a 915, quindi 25.915, per un target a 25.465, che non è altro che il primo livello del ritracciamento di Fibonacci rispetto all'ultimo strappo rialzista che ha messo su il FTSE MIB. Quindi, concludendo, positività sul fronte americano, un po' di debolezza, ma non certamente da mettere una marcia indietro ai listini europei, ma certamente una ripresa di fiato sul fronte dell'Europa, in particolare di chi ha corso molto e quindi del FTSE MIB. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 ad House of Trading.